Buonasera, benvenuti a Giovedì Scienza, abbiamo incominciato un po' in Medias res con questo filmato. Continuiamo così. Eh, non più di mezz'ora fa ho ricevuto un'email dalla De Agostini. La De Agostini mi aveva chiesto di fare i tre capitoli di astronomia di un libro per le medie superiori e la mail dice in sostanza che di questi tre capitoli due saranno online e uno sarà stampato, contrariamente a quello che era il progetto di sei mesi fa. Eh, i, libri migrando, no? La, i libri di carta stanno migrando eh, verso altri lidi e questo anche in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione che gradualmente, nel giro di pochi anni però, finirà col portare tutti i libri di testo della scuola. Eh, Praticamente, in una versione online, per cui non ci sarà più il problema del peso dei libri scolastici. Non so se ci sarà ancora il, il problema del peso del costo dei libri scolastici. Certamente dovranno diminuire perché è chiaro che se diventano virtuali, almeno non ci sono atomi da spostare. Ecco, questa è un po' un'introduzione estemporanea all'incontro di questa sera col professor Paolo Montuschi, che è del Politecnico di Torino e al Politecnico di Torino è anche nel Consiglio di amministrazione. Ricordiamo, tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto neanche. Quando, quando abbiamo avuto l'incontro. Ehm, due settimane fa, ehm, no, la settimana scorsa, credo. Duode due settimane Pugno. fa con eh, Nicola Pugno, e eh, il nostro politecnico si è piazzato al primo posto tra le università italiane. Quindi insomma, non è che ehm, eh, stiamo male. Un quindi. grande merito va al nostro ministro, che è, stato sì, rettore. che è stato rettore, poi fugacemente messo al vertice del CNR. Non so se adesso eh, tenga tutte e due le cariche, visto che no, 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 una no, delle no, due precarie, no, è precaria. Una è sicuramente precaria. Non è sì. proprio un cococò, ma quasi, insomma, <ride> esatto. <ride> quasi ci sono. Va bene, ehm, è stato direttore del Dipartimento di Automatica e Informatica, quindi poteva praticamente eh, occuparsi di qualsiasi tema questa sera del professor Montuschi, però abbiamo scelto questo perché ci è sembrato particolarmente attuale, si discute molto di questi ebook ci sono ormai dei reader, degli oggetti per leggere questi ebook book eh, in vari formati, di vario costo, e quindi ci è sembrato che dare un orientamento su questo non sarebbe, non sarebbe male. Tra l'altro, però, proprio. L'altro ieri da Garzanti è uscito invece un libro che si intitola L'alba dei libri ed è un libro su eh, che cos'era Venezia eh, subito dopo Gutenberg, cioè subito dopo la creazione dei caratteri mobili. Venezia è stata la capitale della, della stampa eh, dei libri eh, per un secolo abbondantemente. Pensate che di tutti i libri che si stampavano in Europa il 60% era fatto a Venezia. E quindi, noi siamo stati effettivamente un po' la culla del libro, più ancora che non altri paesi dove la stampa era nata, come, come la, la Germania. Ecco, adesso è in corso questa grande mutazione e cercheremo questa sera un po' di capire come, come vanno le cose. Prego, professor Montusco. Grazie. Allora, buonasera. La libreria che avete visto prima non è la mia, ma potrebbe stare comodamente su questo piccolissimo dispositivo. Eh, sono qui per. Parlarvi naturalmente degli ebook reader, un piccolissimo dispositivo che sarà sicuramente in grado di cambiare eh, la nostra vita, almeno di lettori, se non nell'immediato, eh, nel, nel lungo termine. Il filmato che avete visto si trova su YouTube, eh, ne vedremo un altro alla fine da parte dello stesso autore. Il filmato eh, si intitola Organizing the Bookcase, quello del, che vedremo alla fine si chiama The Joy of Books. Io ho chiesto all'autore il permesso, appunto, di, di presentarlo in questa conferenza e lui mi ha risposto in maniera molto calda. Tra parentesi, l'altro giorno ho visto che il numero di download eh, superava i 2 milioni, il numero di, di visioni di questo filmato, e è stato messo online, credo, meno di tre settimane fa. Mi ha pregato altresì eh, di ricordare che questo filmato eh, non vuole essere un suo eh, attacco ai libri elettronici, ma soltanto la speranza che il libro elettronico eh, non vada a uccidere il libro eh, cartaceo. Io credo che questa sia la speranza di tutti e oggi avremo modo di eh, renderci conto di quello che eh, sto dicendo. Desidero anche ringraziare la Computer Society il Politecnico di Torino e due colleghi, l'ingegnere Enrico Bocchi e Cristian Pasero, perché hanno eh, messo a disposizione per il download, cioè per lo scarico. Materiale per ulteriori approfondimenti, se andate sul sito di Giovediscienza eh, nei prossimi giorni eh, auspicabilmente troverete questo eh, materiale. Allora, questo è il eh, sommario di che cosa, eh, che cosa intendo raccontarvi eh, su questo piccolissimo dispositivo, però dopo la presentazione molto cordiale che ha avuto da Piero Bianucci, voglio a mia volta fare una presentazione di quello che è l'ospite d'onore, secondo me. Di questa serata, cioè il libro elettronico. È delle stesse dimensioni di un libro tascabile, il peso è più o meno lo stesso. Siccome sono un appassionato anche eh, tecnologo, ho chiesto non soltanto al signor Odyssey di venire qui con me, ma di portarsi dietro anche il signor PRS-T1, il quale ha un una, particolare, una particolarità ha una copertina che ingloba anche una luce. Non sono qui a raccontare di gadget, sto soltanto raccontando di amici e di quali sono le loro, uh, le loro caratteristiche. Mi sono portato dietro anche il signor Pocketbook. Ognuno di questi ha delle particolarità che vedremo di illustrare purtroppo non esiste ancora un unico dispositivo che le integra tutte in un colpo solo ed è il motivo per cui ho chiesto ai miei amici di accompagnarci il signor Kindle e poi c'è un infiltrato c'è un infiltrato che è il signor tablet il quale sarà qui per eh, raccontarci quali sono le principali differenze che ci sono tra il libro elettronico e appunto i tablet. Eh, io sarei curioso e chiederei quindi se si possono per un attimo accendere le luci di sapere quanti tra il pubblico eh, hanno avuto la possibilità di prendere tra le mani un ebook eh, reader perché credo che eh, questo sia significativo per me non soltanto per entrare a raccontare meglio forse questa mia presentazione ma anche per eh, provare a ripetere tra un anno, tra sei mesi, magari in un altro contesto, la stessa domanda è vedere quali sono, qual è il, qual è il feedback. Una micro è ricerca accendere, esatto, di marketing. È possibile accendere un attimo. Intanto, mentre accendo le luci, eh, le faccio vedere quello che è il mio attuale eh, e-book, che è ancora più piccolo di quelli che lei ha fatto vedere. Nel senso che io giro con molti libri dentro una chiavetta come questa e, dato che poi un portatile, un personal computer si trova più o meno dappertutto. Eh, li tiro fuori da qua dentro. Non è però la soluzione ottimale, perché poi non sempre uno trova il computer, però questa è quella artigianale, l'ebook artigianale che mi sono fatto io e sono qui questa sera, credo come voi, per capire se eh, ha senso invece che passi a quel tipo di ebook o uno di quei tipi. Ma io viaggio in, eh, tendenzialmente in autobus e eh, questo oggettino sta in tasca. Certo. Tutte le volte che eh, ho la possibilità, perché c'è un po' meno resto, lo tiro fuori e incomincio a leggere. Non ho bisogno di aprire un personal computer o anche un tablet decisamente più grande. Questo sta in tasca, consuma niente. Devo caricarlo un, una volta ogni quattro settimane. C'era un, un mio amico che diceva. Eh, a proposito del dibattito il giornale diventerà tutto online e sparirà quello di carta. Mi diceva per ammazzare una mosca ci vorrà sempre un giornale di carta. Speriamo assolutamente. Che libri... Allora eh, facciamo una premessa, Faremo, vedremo una premessa, una piccola premessa, parleremo poi di libro elettronico, i contenuti, i libri digitali, perché senza contenuti questo non altro che un po' di sabbia, un po' di silicio un po' di elettronica che non serve assolutamente a niente. Le implicazioni sociali che potrebbero esserci grazie a questo piccolo dispositivo, libro elettronico, libri digitali, eccetera, eccetera. Uno piccolo sguardo al, al presente, un altro sguardo a quello che potrebbe essere il futuro, magari uscendo anche solo dai, dai confini italiani, e poi la domanda: la domanda sì, vabbè, ma quale libro elettronico scegliere? Quale libro elettronico devo scegliere? Come devo investire? i miei soldi, quali sono le possibilità, cosa devo andare eh, a vedere. E poi la parte riservata alle conclusioni e alle domande. Allora, il libro elettronico ve l'ho già presentato, lui è felice assolutamente di essere qui. La domanda, viste le caratteristiche del libro elettronico, tra un attimo ve ne mostro, ve ne mostro un paio, è libro elettronico o libro cartaceo? Questo sarà il dilemma che non solo accompagnerà questa, questa conferenza, ma sarà anche un dilemma che noi stessi nel momento in cui dovessimo cedere un po' alla tentazione di questo nuovo gadget, il libro elettronico, ci troveremo davanti e diremo: ma prendere un libro elettronico vuol dire che sto automaticamente abbandonando il, il mio libro cartaceo? Secondo me la risposta è no. Ci sono due grandi proprietà che, questo dispositivo, eh, che rendono questo dispositivo particolarmente interessante. La prima cosa è che è piccolissimo, veramente, ve l'ho fatto appena vedere, è delle dimensioni di un libretto tascabile. Il peso, il peso lo dice già il titolo della conferenza: 180 grammi. Quanti libri ci stanno qui sopra? I libri che ci stanno qui sopra, specificatamente su questo dispositivo, beh adesso ce n'è soltanto una decina perché io sono abbastanza pigro. Ma eh, qui teoricamente ci possono stare dell'ordine dei 1.500-2.000 libri. 1.500-2.000 libri, ovvero una libreria di libri fisici abbastanza grande da occupare una casa anche voglio dire, di dimensioni normali nelle quali noi possiamo, possiamo abitare. Tutto questo sta in tasca e questa è la prima proprietà, cioè quando vado in vacanza io posso decidere e non avere più, decidere di portarmi dei libri e non avere più il dilemma di dire ho i libri, ho i vestiti o qualche cos'altro. Metto i libri qui sopra e vado in vacanza con tutti i miei libri preferiti. La seconda grande proprietà, secondo me, è eh, ancora migliore della precedente, perché sulla prima uno dice sì, ma che bisogno ho di portarmi dietro? 2.000 libri, non faccio mica il viaggio del mondo. Prima o poi tornerò a casa, prima o poi avrò accesso a una, a una libreria, prima o poi assopererò di nuovo il gusto della... Io ho passato da un po' i 40 anni e quindi eh, la presbiopia comincia a essere un problema. Leggere a letto per me con gli occhiali è abbastanza, è abbastanza problematico. E allora eh, che cosa tenderei a fare, che cosa vorrei fare? Voglio leggere senza occhiali. Eh, come me, ci sono, mi sono accorto che ci sono anche altre persone, più giovani e anche più, più grandi di me, che possono avere dei problemi di vista. E in particolare, mi ricordo che parlando con una mia amica, eh, lei aveva alcuni problemi di, eh, di vista, non riusciva a vedere, soprattutto da vicino: eh, aveva il problema che non riusciva a trovare dei libri che le interessassero. Dei con dei caratteri sufficientemente grandi insomma, da consentirle di continuare a leggere. Cerco di dirlo meglio, andava in biblioteca e o usciva con un volume sull'architettura, c'era una collana stampata in caratteri particolarmente grossi, oppure doveva accontentarsi delle favole per bambini, ovvero libri sui quali i bambini imparano a leggere perché i caratteri sono abbastanza grandi. Bene, su questo libro elettronico lo vedete già da qui, il carattere è abbastanza piccolo se si può inquadrare, io posso andare a aumentare le dimensioni del carattere. Ho tutta una certa scelta di dimensioni dei caratteri, adesso esageriamo. Nel momento stesso in cui scelgo una nuova dimensione, il libro mi viene reimpaginato con questa nuova dimensione. La gestualità con la quale io eh, ho accesso, giro le pagine di questo libro, voi vedete che continuo a restare 3 di 84 perché questo numero di pagina è riferito al numero di pagina originario del libro così come questo mi è stato eh, proposto dal sito al quale io eh, l'ho acquistato. Quindi in realtà sono in un pezzettino la pagina 3 di 84, ma sto vedendo esattamente la pagina 3 di 84 un pezzettino alla volta tutta che sta nel mio schermo. Allora, io credo che questo sia non un gadget, o meglio, non solo un gadget per gli appassionati, questo sia un grande eh, risultato tecnologico che la tecnologia ci mette a disposizione. Perché grazie a questa possibilità, grazie ad altre possibilità che vedremo se abbiamo tempo anche più avanti, la lettura sintetica del testo, quindi libri elettronici che consentono di ascoltare il contenuto del libro perché viene letto da una, da, una voce, eh, da una voce sintetica, siano due grosse caratteristiche, oltre alla trasportabilità, che possono non solo aumentare il numero di lettori, ma restituire il piacere della lettura a quanti, per motivi fisici, in un modo o nell'altro, hanno dovuto un po' da tempo eh, rinunciare. Torniamo alla nostra domanda, libro elettronico o libro cartaceo? Beh, credo che eh, la risposta più corretta che io mi sentirei di dover dare è tutti e due. Tutti e due. Il libro elettronico, tutte le volte in cui io ho una necessità, per esempio, delle due che vi ho appena, vi ho appena raccontato. Libro cartaceo, forse perché appartengo ancora non alla generazione dei nativi digitali, dove è tutto è virtualizzato. Io ho il piacere di sfogliare ancora la carta, ma ho la consapevolezza che le cose, il rapporto tra libri cartacei e libri digitali potrebbe cambiare drammaticamente nel futuro. Veniamo ora al sommario, così come ve l'avevo eh, introdotto un attimo, un attimo fa. Eh, questa piccola premessa eh, serve soltanto per fissare la nostra attenzione sull'uso dei termini, per cercare di evitare di fare confusione. La premessa è un po' così metafisica eh, e si rifà al corpo e all'anima. Il mondo che ci circonda, lo sappiamo, è fatto da corpi e da anime, ovvero i corpi sono tutto quello che noi possiamo toccare con mano, quindi che ha gli atomi, come dicevi prima, una certa fisicità. E quindi, ad esempio, la topolina che c'è lì sopra. L'anima invece è l'idea. L'anima invece è l'idea, i pensieri, i sentimenti. Di tutto quello, riferiti naturalmente a, tutti quelli, a tutte quelle cose più corporee che invece possiamo toccare per male. E quindi il topolino è innamorato e pensa alla topolina. Nello specifico, quando ci riferiamo a un, a un libro, la parte fisica, ovvero il corpo, quindi la parte che pesa, diciamo così, del, del libro, verrà da me chiamata libro elettronico, quindi è il dispositivo. Oppure qualche volta mi sfuggirà il termine equivalente americano ebook reader. Naturalmente noi possiamo leggere dei libri, ovvero delle anime, anche su un libro cartaceo e anche su personal computer, invece come dicevi giustamente tu, andandole a recuperare da questa chiavetta. Ma l'anima di un libro, che è quella che veramente ci fa dire questo libro mi è piaciuto tanto, non è il libro, la copertina, la parte fisica, ma bensì il contenuto di questo libro, è fatta da parole e da idee. Noi la chiameremo libro digitale, ebook o anche contenuto di un libro. Quindi libro elettronico che contiene dei libri digitali o ebook e ebook reader lettore di ebook. Beh, questo lo sappiamo già da tempo, ce l'aveva detto Goethe con il dottor Faust. Gli artisti e i musicisti lo sanno sicuramente molto meglio di quello che non può, farlo, non può saperlo un, un tecnologo. Il vero valore di un libro e il vero valore in generale è delle idee, della musica. Il vero valore è la musica, non il foglio sul quale questa è stata scritta, e lo stesso vale per qualunque altra espressione delle idee. Quindi, il vero valore del libro è la sua anima. Quindi, questo dispositivo è un dispositivo assolutamente vuoto dal punto di vista elettronico. Quando è scarico, quando non ci consente di leggere nessun libro digitale, questo dispositivo è assolutamente inutile. Diventa importante nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di leggere delle idee lì dentro. Entriamo un attimo, visto che questa si chiama Giovedì e non è quindi una presentazione di eh, compra questo piuttosto che eh, compra quest'altro, una presentazione di, eh, di, tipo, di tipo commerciale. Vediamo un attimo qua che cos'è il libro elettronico, eh, se esistono dei paralleli con, con quanto eh, è già entrato a far parte della nostra esperienza e poi eh, le caratteristiche principali che, leggendo un attimo i volantini che pubblicizzano questo nuovo dispositivo, che spero eh, diventeranno un po' più comprensibili, Dopo questa conferenza eh, riportano come essere le caratteristiche salienti di questo libro elettronico. Eh, come ho detto prima, per gli approfondimenti dovrebbero essere disponibili due lavori da parte di due colleghi: Enrico Bocchi, una monografia sull'introduzione ai libri elettronici e una monografia da parte dell'ingegnere Christian Pasero sulle biblioteche digitali, ovvero i posti dove si possono reperire i libri digitali, quindi uno è più orientato sul dispositivo e l'altra monografia invece è più orientata sui contenuti. Il libro elettronico è uno strumento alternativo al computer, al tablet e quindi a tutti quei diciamo così, strumenti tecnologici che eh, ci consentono di leggere dei documenti digitali. È un dispositivo abbastanza piccolo, abbastanza leggero, tascabile, se io volessi leggere un libro digitale o mi dovrei portare dietro a questo computer che così a occhio e croce dovrebbe pesare sui 2,5 kg, oppure quest'altro che pesa poco meno di 2 kg, questo aggecino qua, 150 grammi. Il libro elettronico si inserisce in un contesto, quello dell'editoria, editoria, eh, che adesso sta diventando digitale, che se vogliamo è una sorta di déjà vu dell'applicazione delle tecnologie digitali a quanto è già accaduto molti anni fa, parecchi anni fa, per la musica. Oggi parole come lettore MP3, riproduttore MP3, file MP3 e quant'altro fanno parte del, eh, della nostra esperienza. Stessa identica cosa possiamo dire come parallelo per le fotografie digitali. Tant'è vero che credo che adesso sia diventato un problema, vista l'esplosione di macchine fotografiche digitali, andare a reperire dei rullini originali. Sono diventati assolutamente costosi e introvabili, ci sono soltanto poche aziende che eh, continuano, continuano a, a produrli. Quindi oggi noi tutti sappiamo che per far funzionare una macchina fotografica digitale eh, abbiamo bisogno della memoria, abbiamo bisogno di scattare le fotografie, poi queste fotografie non possono essere fruite immediatamente in cartaceo o le vediamo su un computer oppure dobbiamo portarle alla stampa in, dal, dal, nostro, eh, dal nostro negozio di fiducia. Bene, qui stiamo andando verso una digitalizzazione dei contenuti e dei libri. Che cosa è il libro elettronico? Beh, l'abbiamo già visto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non perché non abbia rispetto nei vostri confronti, ma perché, ripeto, io sono affascinato come tecnologo di questa, di questa bellissima invenzione. È un dispositivo elettronico dedicato, piccolo, leggero, facilmente trasportabile e dai consumi direi assolutamente eh, molto ridotti. Voglio soltanto dirvi che eh, come tutti i dispositivi elettronici eh, al suo interno ha una batteria, la macchina fotografica e il lettore MP3 hanno per poter funzionare una, una batteria. Eh, la batteria è inglobata, noi non possiamo toglierla per evidenti motivi di, di sicurezza e una delle domande che di solito viene posta è ma quanto dura la batteria? Perché sarebbe abbastanza spiacevole essere nel bel mezzo di una lettura di un libro e trovarsi... Con la batteria che va a zero e l'impossibilità di proseguire nella lettura del libro. La batteria, eh, visto che eh, di fatto viene consumata l'energia soltanto ad ogni cambio pagina, la durata della batteria viene misurata in numero di cambi pagina. Quindi, per normali operazioni di lettura i produttori ci dicono 4.000, 5.000, 10.000 cambi pagina. Di fatto cosa vuol dire? Vuol dire che io circa devo ricordarmi di caricare, sempre che lo usi, questo, questo dispositivo una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo. Certo, se devo partire per un viaggio, lunedì partirò per gli Stati Uniti, eh, la domenica sera caricherò il, il mio ebook reader e sono sicuro che questa carica mi basterà non solo per il volo di andata, ma mi basterà anche per il volo, il volo di ritorno. È un dispositivo che permette la lettura ed è facile utilizzare anche dai non addetti ai lavori, perché se ci fosse la laurea o comunque occorresse leggere un manuale così spesso, l'interesse per questo dispositivo diminuirebbe immediatamente. D'altra parte, le operazioni più comuni sono quelle di lettura dei libri, che non è che richiedono più di tanto: devo aprire un libro, devo semmai eh, inserire un eh, segnalibro per ritornare a una parte che mi poteva interessare, magari devo eh, fare un'annotazione. Devo poter girare le pagine e devo poter ingrandire il carattere. Vi faccio osservare come, ad esempio, eh, la presenza di un'interfaccia touch, quindi lo schermo tattile su questo, su questo libro eh, elettronico, mi consente eh, di ridurre assolutamente il numero di pulsanti. Qui c'è solamente un pulsante. Che mi può servire per richiamare eh, una serie di menu, una serie di funzionalità, qui vado alla mia biblioteca, qui vado a un negozio di libri online, eh, e qui c'è il menu dei, dei settaggi, tutto il resto avviene tramite l'interfaccia touch e non è soltanto una questione di andare verso un mondo touch nel quale i nativi digitali eh, si trovano molto più a loro agio di quanto non possa trovarmi io, è questione di semplificare di molto L'approccio umano nei confronti di questo che rimane comunque un oggetto fisico, poi ci sono altri due pulsantini, uno qua di lato e uno da quest'altra quest parte. La disposizione dipende chiaramente a dispositivo. O a dispositivo, che se sono proprio pigro, sono dentro al letto non ho voglia di usare due mani per leggere il libro, posso usarne solamente una, schiaccio uno di questi pulsantini e mi gira la pagina. Tre pulsantini per altrettante funzionalità, tre pulsantini per un eh, una grandissima invenzione. Questo libro elettronico deve rendere facile a chi lo utilizza l'acquisizione di nuovi contenuti anche senza l'uso del computer. Cioè eh, è vero che noi eh, siamo abituati per tutto quello che riguarda i documenti elettronici ad avere un personal computer, però in teoria... Eh, si sta andando verso un mondo in mobilità continua dove eh, il fatto che adesso i telefoni cellulari consentono di navigare in internet e quant'altro, mentre prima soltanto pochi anni fa questa cosa non era, non era possibile, è un segno del fatto che eh, ci muoviamo in continuazione, non dobbiamo, vogliamo essere sempre connessi, ma non vogliamo necessariamente avere un computer pesante che per quanto leggero sia peserà sempre almeno un chilo e mezzo eh, con noi per poter accedere alla nostra casella di posta elettronica, ai nostri documenti digitali, eccetera, eccetera. Non sfugge a questa regola anche il libro elettronico e quindi pur eh, avendo la possibilità, lo vediamo con, con questa camera, di eh, avere un collegamento con il computer tramite le stesse cavetti, le stesse le stesse interfacce che utilizziamo per la nostra macchina fotografica eh, digitale, avendo uno slot per aumentare le capacità di memorizzazione eh, interne, la maggior parte di tutti i nuovi dispositivi integra al suo interno eh, l'hardware, ovvero quella tecnologia che serve per collegarsi a Internet, per andare ad acquisire libri, scusate, libri digitali direttamente da Internet. In prospettiva dovrebbe essere un dispositivo poco costoso, scrivo in prospettiva perché in realtà eh, ahimè eh, i costi non sono ancora, almeno in Europa dove eh, il ruolo del libro elettronico è diverso da quello del, degli Stati Uniti, non sono ancora eh, come dovrebbero essere nei nostri auspici. Qui parliamo di dispositivi che hanno un costo tra i 150 e i 200 euro. I costi corretti sono molto più vicini, lo vedremo verso la fine di questa presentazione, a quelli che troviamo nel, negli Stati Uniti, oltreoceano. Secondo me si potrebbe anche scendere, ma eh, diciamo, ci sono tecnologie di marketing delle quali io non sono assolutamente esperto. Non è un computer portale, portatile, non è un tablet multifunzione. Il signor eh, Odyssey è molto diverso dal signor Tablet non soltanto per questioni di peso, ma anche per questioni di funzionalità. Questo è un dispositivo che serve per leggere libri. Un tablet può servire per fare tutta una certa serie di operazioni, andare a leggere la posta elettronica, scrivere dei documenti, giocare, giocare eh, visitare dei siti internet e quant'altro. Sono due mondi completamente diversi e secondo me è opportuno che rimangano diversi, anche perché... Per portarmi un tablet sul tram nella mia tasca dovrei cambiare cappotto e dovrei farmene fare uno con le tasche decisamente più grandi. A parte questa, eh, questa battuta sono due mondi completamente diversi. Dopo vedremo un'altra caratteristica dei tablet eh, e vi dirò cosa mi è successo quest'estate quando provavo a leggere la stampa sul eh, mio tablet. Non è un dispositivo per navigare in Internet, non è un lettore MP3. Eh, se va su Internet questo libro elettronico serve soltanto per, andare, è soltanto per andare a recuperare e a scaricare dei libri digitali. Quindi la navigazione è consentita ma non ha le stesse funzionalità. Non serve veramente... anche per pagarli? Serve anche per pagarli. Serve anche per pagarli, è possibile, è possibile ma lo vediamo, lo vediamo un attimo più avanti. È soltanto un libro, un uh, dispositivo che dovrebbe cambiare le nostre abitudini e serve soltanto per leggere i libri, uh, i libri digitali. Qui ho riportato alcune caratteristiche, diciamo che quella che forse vi interessa di più sull'autonomia, vi ho già detto prima, è legata alle dimensioni del, dello schermo. Uh, la maggior parte di questi dispositivi tascabili ha uno schermo che si misura nella diagonale in pollici, trovate i dispositivi da 5 pollici, trovate i dispositivi da 6 pollici. Ne esistono anche più grandi, ma a parte essere decisamente più costosi, viaggiamo sui 350-400 euro al momento, la tecnologia non è ancora sufficientemente matura, quindi la qualità di lettura non è paragonabile a quella di, di questi piccoli dispositivi e soprattutto per quello che riguarda il peso eh, siamo su ordini di grandezza diverse. 150 grammi contro 650 grammi, quindi un qualcosa molto più vicino eh, al tablet. La batteria, della batteria abbiamo, ne, abbiamo già, ne abbiamo già discusso velocemente. Quanti libri? Ve l'ho detto nel momento in cui ho presentato tutti i nostri ospiti, eh, la memoria interna di questo, del signor Odissei, ci consente di memorizzare circa 1500 libri. Se non mi dovessero bastare io ho la possibilità di aggiungere un'ulteriore memorietta, me ne sono portata qualcuna al seguito. Allora, questa è una memorietta Secure Digital, esattamente quelle che trovate, la trovate anche poi sui lucidi, quelle che eh, utilizzate per la vostra macchina fotografica, mentre questa è una memorietta micro. Secure Digital, allora possiamo anche metterle vicine, la trovate anche qui a un costo decisamente basso, questa è una memorietta da 8 GB, il costo è circa 10 dollari, meno di 10 euro. È la stessa memorietta che trovate e che potete mettere nel vostro lettore MP3, nei cellulari e quant'altro. Bene, con una memorietta da 8 GB, quindi con questa memorietta, io sono in grado di eh, memorizzare sul mio eh, libro elettronico altri ulteriori 8.000 libri. Cioè in totale 10.000 libri. Io non credo che in tutta la mia vita mi basterà per leggere 10.000 libri. E se sono libri con tante figure, con tante fotografie. Esattamente. Ehm, come? Se... Ci arriviamo. Mi... Esatto, <ride> ci arriviamo. <ride> ci arriviamo un attimo. La questione delle figure la vediamo un attimo quando andiamo a vedere le dimensioni di, 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 di un libro digitale e quindi vediamo come può cambiare questo spazio eh, di memorizzazione. Ma finché parliamo di libri di narrativa, a meno che non sia una narrativa per, per bambini, parliamo solamente di testo. Vorendo fare un paragone con eh, la libreria fisica, ho fatto una fotografia della libreria che io ho a casa mia e ho detto per 8.000 libri io dovrei avere una libreria. Che è larga circa 13 metri, mia moglie mi manda fuori di casa, che è alta 3 metri e che pesa tra i 1800 e i 2500 kg. Probabilmente il mio vicino che sta al piano di sotto non ne sarebbe egualmente felice. Quali sono le tecnologie presenti in un libro elettronico? Le tecnologie presenti in un libro elettronico sono sostanzialmente tre. La prima è l'inchiostro elettronico cioè la capacità di poter riprodurre su uno schermo, che adesso diremo essere non retroilluminato, la stessa esperienza di lettura di un libro cartaceo. Adesso, prendiamo una pagina. Ok? La differenza... Al di là dell'ingiallimento del, della coppia di libro cartaceo che io ho tra le mani e un sfondo leggermente eh, grigiastro dovuto soltanto a, al fatto che la tecnologia migliora di giorno in giorno, ma non è ancora riuscita a eliminare questo, questo piccolo sfondo eh, grigiastro, è un qualcosa che dovrebbe eh, cambiare velocemente. ma l'effetto di lettura di un libro digitale non è poi così diverso dall'effetto di lettura di un libro cartaceo. Se proviamo a fare la stessa cosa con il nostro signor tablet, osserviamo qualcosa di decisamente diverso. Quello che osserviamo di decisamente diverso è che lo schermo si accende. Tant'è vero che se sì, io lo spengo, noi non vediamo più niente, lo schermo si accende e quindi il radia emana una radiazione luminosa. E se voi provate a leggere, sicuramente chi ha il telefono cellulare tipo touch ha già avuto questa esperienza, se voi provate a leggere un libro su un tablet in piena luce del sole, quindi una bella giornata di luglio al mare, mi porto in spiaggia il mio tablet e mi leggo i miei libri, il risultato è che da un lato avete la luce retroilluminata, l'effetto retroilluminazione che arriva dal tablet per proporvi la pagina del libro, dall'altra parte c'è il sole che fa pugni, il risultato è che siccome il sole è un pochettino più forte, io non riesco a leggere assolutamente niente. Infatti, uno dei problemi che io ho col telefono cellulare è che, visto che lo schermo è touch screen la tastiera mi viene presentata sul, sul visore, devo mettermi in un angolo, devo, mettermi, devo coprire un attimo la luce del sole prima di poter chiamare qualcuno. Questa cosa non accade invece per il nostro libro digitale. Tant'è vero che se io provo adesso a coprire. Se io provo a coprire una parte dalla luce, eh, io non riesco a leggere che cosa c'è scritto sotto, esattamente come non riuscirei a leggere su un normale libro cartaceo. Un libro cartaceo per poter essere letto ha bisogno di luce che lo illumini perché non emette luce. La stessa cosa anche il libro digitale. Tant'è vero che come vi ho fatto vedere prima per il signor PRST1 ci sono dei piccoli gadget che ci consentono la lettura notturna la lampadina che mi consenta in condizioni di buio di leggere il libro, ma è la stessa lampadina che mi consente di leggere il mio libro cartaceo graffandosi eh, su di essa. L'effetto qual è? Che la mia vista non è affaticata. Il consumo energetico, visto che qui non c'è bisogno di illuminare eh, per far leggere, ma bensì eh, soltanto di restare in una certa situazione, tant'è vero che se io spengo questo dispositivo, Ecco, vedete che lo schermo non si spegne, viene presentata una pagina dove eh, alcuni caratteri diciamo così, rendono un po' più piacevole eh, l'anonimato di, di questo dispositivo. In questo momento il dispositivo non sta consumando, d'accordo? Eh, consuma soltanto o quando va su internet per caricare dei libri o soltanto quando viene girata una pagina. Perché? Perché deve riconfigurarsi. Eh, lo schermo è tattile. E questa è un'altra grandissima invenzione. Vado a prendere uno dei miei eh, primi acquisti di ebook reader. Vi presento il signor Kindle. Su questo dispositivo eh, oggi, visto che sono abbonato, ho ricevuto la stampa in edizione digitale. Mi è arrivata da internet. È una versione ridotta, è una versione senza immagini. Eh, come, dicevamo, come dicevamo prima, come vedremo anche tra un attimo, però sono in grado di leggere, eh, la, grado di leggere eh, la stampa e le principali notizie. Lo schermo, però, in questo caso non è digitale, questo dispositivo ri risale solamente a un paio di anni fa, quindi ere geologiche per eh, la tecnologia, ma diciamo così, eh, abbastanza poco nel, eh, nell'intera vita del, del mondo. Bene, lo vedete, questa cosa qui sotto è una tastiera, cioè se io voglio a un certo punto andare a cercare un qualcosa, una frase che mi sono ricordato nel mio libro digitale, il modo che ho per immettere la parola che voglio cercare, la frase che voglio cercare, è tramite tastiera. In due anni la tecnologia si è evoluta e adesso quando io ho bisogno di interagire con il libro. Eh, c'è bisogno, tutte le volte che c'è bisogno di una tastiera, questa mi viene presentata esattamente in maniera simile a come accade sui telefoni cellulari, semplicemente con un'interazione di tipo touch. La gestualità, l'abbiamo già vista, è una gestualità estremamente semplice, certo non è carta, però non è che devo operare delle strane rotazioni di questo dispositivo semplicemente per girare una pagina. A questo si aggiunga il fatto che eh, molti dispositivi cominciano a consentire una connettività in rete. La maggior parte dei dispositivi che vi ho presentato prima consente una connettività in rete wireless, quindi, eh, tutte le volte che noi abbiamo una copertura wireless, speriamo che il wireless veramente libero cominci a essere diffuso anche nelle, nelle nostre città e non soltanto. Dai, dire, nelle paninoteche, nei bar o comunque in, in luoghi eh, di socializzazione, oltre che a casa, dicevo. Eh, un altro tipo di connettività che eh, alcuni di questi dispositivi integrano, e in particolare eh, ritorniamo al nostro amico signor Kindle, ritorniamo al nostro amico eh, signor Pocketbook, è una connettività di tipo 3G. Ovvero all'interno di questo dispositivo c'è una piccola SIM, dati, tipo quelle telefoniche con la quale col vostro cellulare potete andare a navigare su internet, che consente anche quando io non ho un collegamento diretto a una rete, a una rete wifi di collegarmi al mio negozio preferito e acquistare dei libri. Parlavamo prima di acquisto. Di libri bene eh, vi ho fatto vedere il fatto che io sono abbonato alla stampa che mi arriva tutti quanti i giorni sul, sul mio Kindle questo è possibile per ora solamente sul negozio eh, americano del, americano del, della stampa se noi giriamo qualche pagina non troveremo delle fotografie perché, perché il costo della trasmissione dati su rete 3G è abbastanza elevato, è ancora troppo elevato, e le fotografie non farebbero altro che aumentare il, il peso del, del file che mi, viene, eh, che mi viene inviato. Amazon e il Kindle sono stati per parte americana i precursori del cosiddetto acquisto con un colpo di click, con un solo click. Ovvero quando io ho acquistato questo Kindle per potermi, eh, diciamo così, per poter usufruire di tutte quante le funzionalità mi sono dovuto registrare sul sito del mio negozio preferito che automaticamente è diventato eh, Amazon. Ho dato i miei dettagli della carta di credito e quando sono in rete con questo dispositivo posso andare direttamente su un negozio di, di Amazon, non lo facciamo in questo momento perché magari rischierei di acquistare un libro che non mi interessa. Posso andare su un negozio di Amazon, vedere un libro che mi interessa e non qui perché non è un touch, ma con un semplice ok tramite questo pulsantino, acquistarlo e vedere la mia carta di credito eh, caricata del, dell'importo relativo all'acquisto. In pochi secondi attraverso la rete 3G il libro raggiunge il mio dispositivo e io sono in grado di leggerlo l'ordine di grandezza delle, dei costi di, di questi libri anche su questo ci sono quello... dei, dei lucidi se vogliamo dare una rapida anticipazione eh, diciamo che l'ordine di grandezza è ancora troppo influenzato da una tassazione diversa per i prodotti digitali che è al 21% rispetto ai libri cartacei che è al 4% e quindi già c'è questo, questo gap di, di un 17% che ci mangia un possibile diminuzione di prezzo. Devo dire che io ho trovato solo fino a qualche mese fa una differenza di prezzi che al di là delle promozioni era tra il 20 e il 30% in meno. Eh, recentemente sto sperimentando che o ci sono sempre più promozioni oppure l'editoria elettronica si sta adattando di più a questo mercato, quindi ha messo in moto la macchina per cui i costi stanno scendendo. Diciamo che adesso troviamo anche per libri che non sono decisamente in promozione un 35-40% in meno rispetto al libro originale cartaceo. Le funzionalità tipiche di una lettura sono appunto quelle di un cambio pagina, un'annotazione, non tutti i dispositivi eh, le consentono, la gestione di segnalibri, è possibile eh, a seconda del dispositivo. Non sto a fare vedere la dimostrazione perché secondo me ci sono ulteriori punti importanti da vedere. Eh, ricerca e quant'altro. L'ingrandimento, lo abbiamo visto prima, è la funzionalità sicuramente più importante. Volevo farvi anche vedere, ma questo qui solamente a livello, a livello di curiosità. Eh, come per questo dispositivo è particolarmente semplice, eh, in certi momenti potremmo sentirci meglio di, nel passare da una, versione, una visione come questa che viene detta ritratto a una visione di questo tipo che viene detta panoramica con una semplicissima gestualità tipica di tutti quelli che sono i dispositivi touch. Possiamo altresì ritornare esattamente nella stessa posizione di prima, sempre che mi pigli il touch, con la gestualità inversa. Diciamo che quasi tutti sono abituati a leggere un libro in questa, però voglio dire, vedendola come gadget è sicuramente importante. Aveva detto di dare il tempo, abbiamo ancora 20 minuti. Perfetto, grazie. Uh, Alcuni dispositivi, non sto a fare qui la dimostrazione, consentono questo in particolare, il signor PRS T1, consentono eh, di avere dei dizionari in linea. Quindi io posso li, leggere, qui sto leggendo è Treasure Island in inglese, trovo una parola che non conosco, la identifico, la tocco, qui c'è uno, eh, uno schermo touch e tac, mi salta fuori eh, il significato di quella parola direttamente in italiano. Altri dispositivi, se avremo tempo nel momento dedicato alle domande, come il signor Pocketbook, presentano all'interno la possibilità di, interno, la loro, grazie, la possibilità di eh, avere una voce sintetica che legge il testo. Quindi eh, qualcuno che legge per noi perché che so, abbiamo tolto gli occhiali oppure siamo stanchi e non vogliamo... Eh, non vogliamo Vogliamo proseguire la lettura del libro, ma non vogliamo essere noi a farlo. Però queste sono funzionalità che variano da dispositivo a dispositivo. Il rovescio della medaglia. Beh, intanto tutti i dispositivi che vedete qui, rispetto al, al, al signor tablet, non presentano il colore. Non presentano il colore, quindi se dovessimo vedere delle fotografie... O dei libri con delle belle fotografie, quindi questo parzialmente risponde alla tua domanda. Non si mandano libri con fotografie perché la tecnologia non dà quella gioia di vedere, di vedere la fotografia su un dispositivo del genere. È una questione di tempo, basta aspettare secondo me sei mesi, un anno, già i primi prototipi eh, ci sono. Lo schermo è bianco e nero, la tecnologia. Eh, ha fatto dei passi da gigante, l'aggiunta del, del touch è sicuramente un, qualcosa che va nella direzione di avvicinarci all'esperienza di lettura di un libro cartaceo, sicuramente chi è innamorato di libri cartacei dire, non perderà l'amore del libro cartaceo per quanti sforzi possa fare la tecnologia di avvicinare l'un'esperienza all'altra, è ancora troppo costoso. È assolutamente troppo costoso, eh, ci arriveremo, ma è assolutamente troppo costoso. È un dispositivo elettronico dedicato, nel senso che è vero che anche i libri, non sanno, libri cartacei non sanno nuotare. Cioè, se mi cade e eh, sono al mare, mi cade nell'acqua. Posso dirgli addio, posso pensare di lasciarlo un po' al sole e poi stirarlo un po', non lo so. Se questo mi cade nell'acqua, beh, voglio dire. Come tutti i dispositivi elettronici, eh, la sua batteria ogni tanto va ricaricata e ogni tanto anche va riavviato, perché, perché il termine tecnico è si impalla. Ma ormai ci siamo abituati, eh, con il cellulare ogni tanto dobbiamo ricaricarlo. La domanda è, sostituirà o non sostituirà il libro cartaceo? Beh, io non voglio rispondere. Non voglio rispondere perché rischierei di essere smentito tra due anni e tre anni, visto che questa conferenza Va in streaming e viene memorizzata, per cui si può dire a ah, guarda com'era giovane, a ah, guarda quante stupidate ha detto, a ah, guarda quante previsioni giuste invece ha fatto. Quindi io non mi sbilancio. I libri digitali, bene. Questo dispositivo senza i digitali sarebbe assolutamente nulla. Quindi, il vero valore sono i libri digitali. Quanto spazio occupa un libro digitale? Bene, abbiamo fatto un paragone, un parallelo, continuiamo sulle fotografie. La fotografia che vedete sulla destra, in questo lucido, occupa 766 kB, l'unità di misura è il byte, a noi non è che interessi tanto, ci basta soltanto sapere che la nostra macchina fotografica è in grado, senza bisogno di scaricarla su computer, di scattare 1000, 2000, 3000 fotografie. Se noi prendiamo e scattiamo delle fotografie di qualità medio, medio bassa, ogni fotografia che scattiamo... Occupa tanto spazio quanto ne occuperebbe un libro digitale, quindi assolutamente niente. È chiaro che nel momento in cui cominciamo a mettere alcune di queste fotografie dentro al libro digitale, lui si inciccia, si ingrassa. Quindi, un libro digitale solo per la parte di testo è una fotografia, è l'equivalente di una fotografia. Se ci mettiamo 10 fotografie, diventa chiaramente 11 fotografie, il suo peso più tutto quello che deve portarsi eh, apprezzo, appresso. La giungla dei formati, che cos'è la giungla dei formati? Allora, tutte le volte che si parla di documenti digitali si parla di estensione. Abbiamo parlato di file MP3. I file MP3 sono quei documenti musicali che noi dobbiamo caricare se noi carichiamo una fotografia sul nostro riproduttore. Eh, riproduttore musicale eh, non sentiamo assolutamente niente, dobbiamo caricare sul nostro riproduttore musicale dei file che il nostro riproduttore è in grado di, eh, di, di, di intendere, è in grado appunto di riprodurre. Nei, nella definizione di formato, quindi, noi abbiamo la convenzione, se andate a leggerla su, su Wikipedia, esattamente come ho fatto io, la definizione di formato è la convenzione che viene utilizzata per leggere, scrivere e interpretare i, i contenuti di un documento digitale. Allora, le fotografie, lo sappiamo, sono dei file, sappiamo, sono, eh, dei file di tipo JPEG, eh, i documenti sono dei file di tipo testo e quant'altro. Esistono dei formati specifici per i libri digitali. Sostanzialmente questi sono due, il formato MobiPocket e il formato EPUB, in americano si dice EPUB. Se noi leggiamo un libro digitale in formato MobiPocket o EPUB o in uno di questi formati specifici, abbiamo a disposizione tutte le caratteristiche che vi ho detto prima, e quindi la reimpaginazione automatica. Se noi leggiamo invece un libro digitale che sia in un altro formato sia pure testuale e quindi ad esempio in formato PDF non abbiamo tutte queste caratteristiche. Vi faccio vedere che cosa bisogna fare con il signor tablet il quale eh, fa un po' il ruolo del, 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 del libro elettronico in, in questo momento per essere un attimo più chiaro. Io chiaramente non riesco a leggere quello che c'è in questo momento sul, sul signor tablet. Voglio ingrandire il carattere esattamente come ho fatto prima. Ma questo è un file PDF, questo non è un file in formato libro elettronico. Utilizzo la stessa gestualità e il carattere magicamente aumenta le dimensioni. Però attenzione, che cosa è successo? Il formato della pagina è rimasto esattamente lo stesso e quindi io in pratica è come se mi fosse avvicinato con una lente qui. Se voglio leggere la pagina devo scorrerla, devo scorrerla e quindi è come se in questo momento questo schermo agisse da lente sulla mia pagina che ha un formato fisso. È totalmente diverso da quello che abbiamo fatto prima e da quello che abbiamo visto prima, dove nel nostro libro digitale noi abbiamo cambiato il suo carattere semplicemente dando il comando al libro elettronico cambia le dimensioni del carattere. Tutte le visualità ce l'ho qui, le prossime parti della pagina le ho semplicemente girando e non navigandola. Se quindi dovete decidere che cosa scaricare come libro e avete questa opzione su computer, eh, andate a vedere quali sono le caratteristiche del vostro libro digitale e scegliete il formato EPUB. Scegliete il formato MobiPocket Pocket se avete Amazon, non scegliete il formato PDF, soprattutto perché rischiereste di buttare via i vostri soldi, ovvero non riuscire a visualizzarlo correttamente. È possibile convertire i formati eh, abbastanza facilmente con dei software adeguati. Dove si reperiscono i contenuti? I contenuti si reperiscono o acquistandoli. Esistono su internet eh, delle biblioteche digitali, alcuni dispositivi ci danno direttamente un collegamento diretto sulla pagina che ci mette in eh, diciamo, connessione diretta con il negozio digitale, noi possiamo acquistare il libro con, eh, con piccolissime semplicissime sequenze, scaricandoli liberamente da archivi, da biblioteche digitali libere, libere. quindi Progetto Gutenberg, Progetto Europeana, eccetera, eccetera. Esiste anche nel Nord America, ed è abbastanza diffuso, purtroppo in Europa ancora no, eh, un servizio di eh, biblioteca digitale online, quindi l'equivalente è il dire: vado in biblioteca, però invece di prendere il libro cartaceo, prendo un libro digitale in prestito. Allora, qui io ho preparato un piccolo filmato di esempio di scaricamento di un. scusate. di scaricamento di un libro digitale con questo dispositivo, qua, direttamente dal dispositivo stesso. Mi sono collegato al progetto Gutenberg, questa è la pagina che al di là delle sfocature mi viene presentata. Io inserisco tramite la tastiera, che avete visto è saltata fuori in maniera assolutamente virtuale dal mio dispositivo, il nome Alighieri, Voglio, sono affezionato all'inferno della, della Divina Commedia, lancio la ricerca, in questo momento sono collegato su internet, mi vengono presentati i risultati della, della ricerca e decido a questo punto di scaricare la Divina Commedia nella parte relativa all'inferno. Mi vengono proposti due formati, io schiaccio sul formato iPub, avviene con lo scaricamento che avete visto, è stato rapidissimo perché è molto piccolo il libro e adesso esco da questa modalità di navigazione, vado nella mia biblioteca, troverò la Divina Commedia esattamente come mi è stata scaricata, la apro e sono immediatamente nelle condizioni di... Poterla leggere. Tutto questo meno di due minuti, anche per restare nei tempi, o cercare di restare dentro i tempi. Quanto costano gli ebook? Beh, questo l'abbiamo già visto. Già detto. Diritti d'autore sugli ebook. Allora, queste sono opere di ingegno, opere d'ingegno, e quindi sono assoggettate a diritti d'autore. Assoggettate a diritti d'autore che l'autore potrebbe aver ceduto alla comunità e quindi parliamo di modalità di accesso open access oppure eh, detenere per diciamo così sopravvivere anche i 38 libri del eh, progetto Gutenberg quindi sono libri sono open pubblico dominio sono tutti in pubblico dominio le condizioni di licenza sono riportate all'inizio di ciascun libro bisognerebbe verificare adesso la Divina Commedia non è un problema alcuni libri la legislazione li protegge in alcuni stati, per cui teoricamente, eh, visto che il Gutenberg non blocca gli accessi da, a seconda da dove questi, dallo stato do, da cui vengono fatti, quindi per esempio non dice, ah sei italiano, questo libro non puoi scaricarlo, lascia al, a chi sta scaricando quel libro diciamo così, di verificare se è possibile leggere quel libro o meno, se eh, le condizioni del, di open access si riferiscono anche al proprio paese. C'è un sacco da dire, quindi ci sarebbe un sacco da dire per quello che stavo cercando di prenotarmi per l'anno prossimo sulle biblioteche digitali e su queste, eh, su queste modalità. La cosa importante è che tutto quello che io scarico da una biblioteca digitale eh, gratuita posso metterlo liberamente su tutti i miei dispositivi. Quando invece scarico e acquisto un libro digitale eh, nel quale il diritto d'autore è presente, posso trovarmi di fronte a due situazioni. La prima situazione è quella di avere dei DRM, Digital Rights Management, di tipo soft. Lo vedete qui, protezione, protetto con Social DRM. Bene, questo è un soft DRM che non fa nient'altro se non mettere il mio nome o alcuni dei miei dati stampati dentro al libro. Quindi, quando io apro il libro, nella prima pagina, trovo questi dati e questo dovrebbe essere un po' da deterrente. Nel fatto che io non vada a distribuirlo liberamente in rete. Discorso diverso invece è per i libri digitali con DRM, ovvero ad esempio il Fumatia Cascal, quasi tutte le biblioteche digitali, lo, lo mettono a disposizione come esempio di scaricamento per verificare il funzionamento del proprio eh, dispositivo. Lo vedete qui, formato IPUB protetto con Adobe DRM. Allora è necessario fare una registrazione preventiva. Sul sito trovate tutti quanti i passi che vi conducono alla registrazione del vostro dispositivo, del vostro computer e quant'altro. Dal punto di vista utente, quali sono le implicazioni? Beh, le implicazioni sono che alcune le conversioni innanzitutto non sono possibili, quindi e anche la coppia da un dispositivo all'altro non è possibile. La copia di quel libro che io ho acquistato può essere letta soltanto su quei dispositivi che sono stati preventivamente autorizzati. Quelli che non sono autorizzati mi destrarà questo messaggio, could not load book, perché questo dispositivo non è stato autorizzato. I DRM di tipo hard e il libro elettronico sono quindi... Parlavamo di libro digitale, i DRM sono una caratteristica del libro digitale, che però ha delle ripercussioni anche sul libro elettronico, perché io non posso spostare lo stesso libro digitale su libri elettronici diversi. Per tornare a bomba un attimo a quelli che sono i formati, eh, vi volevo dire, volevo soltanto ricordare che eh, dei due, il Moby Pocket, si lega a, sostanzialmente a un produttore e a una tipologia, ad Amazon Kindle. Mentre il formato IPUB diciamo è per il resto del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io compro dei libri e, direttamente da questo dispositivo non posso, visto che saranno protetti da DRM tipo hard su Moby Pocket, non posso spostarli e leggerli sugli altri dispositivi, neanche autorizzandoli, anche perché l'autorizzazione non è possibile. Questa secondo me è una grave diciamo così, pecca che potrebbe un attimo eh, trattenerci dal passare direttamente ai libri eh, elettronici. L'impatto del libro elettronico del e dell'ebook per chi legge credo che possa essere tranquillamente saltata. Volevo soltanto dire che l'impatto ambientale, la carta non è necessaria, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Il libro elettronico e il rapporto autore-editore. Ebbè, eh voglio dire, io credo che, eh, e ne abbiamo un esempio, se non altro nelle due demografie che vi ho citato un attimo prima, eh, questo dispositivo non solo consenta, di delle opportunità ai lettori, ma dia delle opportunità anche agli autori per farsi conoscere. I due colleghi ingegneri si fanno conoscere a questa comunità perché hanno preparato senza dover andare. Eh, da un editore e quant'altro, hanno preparato questi contributi. Diciamo che da distributore fornisce il sito di Giovedì Scienza, se avessero a disposizione un proprio sito potrebbero auto eh, pubblicizzarsi. Esistono e cominciano a nascere dei supporti e qui eh, a chi vuole diventare un editore e vuole avere una certa visibilità e non ha a disposizione un proprio sito, qui ne ricordo solamente due: simplicissimus.it e simonel.com che forniscono questa tipologia di servizi. Siamo quasi in chiusura. Eh? L'ebook reader, uno sguardo agli USA. Uno sguardo agli USA, eh, il mercato americano è un mercato assolutamente molto competitivo e molto diverso anche per tradizioni rispetto a quello europeo. L'obiettivo è la fidelizzazione del consumatore, quindi il libro elettronico non diventa un fine, ma diventa un mezzo. Il fatto che io possa acquistare sul Kindle soltanto libri di un certo tipo e soltanto da un certo fornitore, e sul Nook soltanto libri di un altro tipo, tipo iPub e da un altro fornitore, che è Barnes Noble, io in questo momento ho in mano due dispositivi dai due fornitori eh, maggiori, e che i contenuti non siano interscambiabili, obbliga a una scelta di campo. Se io sono un consumatore deciderò quale tra i due mi piace di più e questo mi legherà al mio fornitore di libri diciamo, per, per tutto il resto dell'esistenza di questo dispositivo. Questo diciamo, ha un effetto non marginale sul costo del dispositivo fisico. Questo NUC costa 99 dollari. 99 dollari più le tasse, quindi possiamo dire un 105, 106 dollari, meno di 100 euro. Questo suo fratellino europeo, prodotto solamente in Europa, costa 159 euro. Allora, la tecnologia è la stessa, le caratteristiche sono le stesse. Questo è un oggetto che in Europa viene ancora visto come un gadget o qualcosa di più, questo è un oggetto che viene visto come uno strumento per leggere libri e per fidelizzare il consumatore. In Italia abbiamo quindi non una ridotta scelta di, di dispositivi, perché abbiamo poche librerie elettroniche, abbiamo molti più dispositivi, ma questi costano decisamente molto di più. Alcune librerie stanno ed editori stanno andando nella direzione di eh, mettere e rendere molto semplice eh, l'acquisto ma eh, devo dirvi che eh, gli americani su questo, da questo punto di vista sono decisamente, decisamente più avanti. Quale presente per i libri digitali? Amazon ha dichiarato Amazon vende libri e non solo, ha dichiarato che eh, la vendita degli ebook per il Kindle l'anno scorso, più o meno in questo periodo, ha superato la vendita dei libri tascabili. Quindi gli americani stanno andando verso la vendita di molti più libri elettronici rispetto ai libri, ai libri tascabili. In Italia che cosa si sta facendo? Alcuni editori stanno incominciando insieme al libro cartaceo a mettere, ad allegare un piccolo codice che consenta di scaricare il corrispondente, il corrispondente libro eh, elettronico. Qual è il futuro? Secondo me, ve l'ho già detto prima, il libro cartaceo non deve e non dovrebbe, non dovrebbe morire perché le caratteristiche di un libro cartaceo, la fisicità di un libro cartaceo è ben diversa da un libro elettronico. Però per l'editoria elettronica si aprono tantissime possibilità. Secondo me queste sono considerazioni personali. Al lancio di un libro, un lancio di un libro eh, potrebbe avvenire molto più velocemente in formato elettronico, si potrebbe aspettare la risposta del mercato, quante se ne vendono e poi, e poi stamparne solamente un numero di copie senza andare a tagliare tantissimi alberi che vadano dietro alle aspettative di vendita. Poi il problema del, delle ristampe potrebbe essere risolto molto semplicemente tenendo a catalogo i libri eh, elettronici. Ci potrebbero essere, secondo me, delle biblioteche, delle biblioteche digitali che eh, mettono a disposizione non soltanto i libri cartacei, ma anche i libri elettronici. Quale dispositivo dovremmo comprare noi se, uscendo di qui, abbiamo provato interesse per questa nuova opportunità? Non abbiamo fretta, quello che dicevamo prima mentre ci stavamo mi mi microfonando, non abbiamo fretta, la tecnologia cambia, oggi compriamo un dispositivo, tra sei mesi diciamo caspita. E tra sei mesi però sarà così di nuovo. E tra sei mesi sarà di nuovo assolutamente così. E tra quindi, 18 anche. Assolutamente, quindi non abbiamo dei rimpianti, quando abbiamo fatto la nostra scelta siamo contenti della nostra scelta e andiamo avanti con, eh, con la nostra scelta. Verifichiamo che siano presenti le caratteristiche che ci interessano, compriamo una copertura, perché questo è un dispositivo delicato e quindi se io lo metto dentro insieme ad altri bagagli rischio di... Eh, Anche questo deve essere rilegato, insomma. Assolutamente sì. E poi andiamo a leggere su internet i commenti e quant'altro per vedere quali sono quelle caratteristiche che il produttore, diciamo così tende a non dirci, ma che in realtà eh, da Ci sono enormi le differenze sono. di prezzo, visto. Ci sono enormi differenze di prezzo. Io ho fatto qualche esempio. Gli esempi che trovate qui e che trovate anche sulla prossima tabellina, che peraltro potete scaricare anche direttamente dal, dal sito di Giovedicenza, non appena sia disponibile, adesso tra un attimo la vediamo, sono eh, che in Italia il Kindle... Si vende un, un Kindle Amazon, ha proposto il Kindle soltanto più o meno un, un mesetto fa, allo stesso costo degli Stati Uniti, perché l'approccio è fidelizziamo il consumatore. Il Kindle Touch non è disponibile, né in Italia, non è ancora disponibile, e costa 139 dollari. Quindi, mentre il PRS T1 qui in Italia costa 199 euro. Negli Stati Uniti costa 130 dollari. Perché costa 130 dollari? Non perché sia diverso, ma che perché si va a confrontare con il Kindle Touch. Quindi il confronto è diverso, se vuole essere competitivo devo costare esattamente quanto gli altri. E questi sono i dati che io, giusto per dimostrare la veridicità delle mie affermazioni, ho raccolto. La tabella riassuntiva, quella che dicevo che ho preparato, è assolutamente illeggibile, purtroppo non posso, fare una, non posso andare sullo schermo e fare un pinch per allargare la dimensione dei caratteri, però sarà disponibile per il download. Quali sono le conclusioni, quali sono i miei desideri? Uno lo dicevi tu prima. Allora io lì sono con le mie due ragazze quando erano un pochettino più, un pochettino più piccoline e qui si intravede una cartella. L'altra cartella è qua dietro, pesantissima, e in più ho la mia borsa io qua. Quindi avere dei libri che consentono agli studenti di andare con degli zaini un pochettino più piccoli, un pochettino più leggeri, dove il libro cartaceo si affianca a quello elettronico e viceversa. Un dispositivo, qui la sparo grossa, 30 euro. Così tra 4-5 anni, magari costano veramente 30 euro tra inflazione e costo ridotto della tecnologia. Funzione di text to speech. Quando sono stanco voglio, voglio sentirlo con una voce naturale, non con una voce metallica. E libri digitali che costino veramente niente. Veramente niente. Per cui la pirateria si combatte non mettendo i DRM, ma abbassando tantissimo il prezzo dei libri. Sono assolutamente d'accordo. Grazie. Senti, eh, c'è ancora una questione che ti avrei comunque posto, ma adesso mi pare che venga anche dal dalla sala. Il, sui pdf qualche cosa abbiamo sentito, no? abbiamo visto che è un formato che eh, per esempio... Intanto io metto di, in sottofondo l'altro filmato che vi sì, avevo... Non permette di reimpaginare il testo, nel pdf è quello, sì. è quello che è. Però eh, se io proprio ieri sera volevo leggere un libro, penso un po' alla stranezza, un libro di un astronomo che si chiama La Land e, e che è Astronomie pour Damme l'astronomia per le signore. E questo libro è digitalizzato, ed è digitalizzato eh, in una biblioteca dell'Académie de France in PDF. Ecco, di fronte a questo, io questo me lo leggo sul computer, per esempio. Che cosa mi succede? Non lo, non lo potrei leggere su uno di questi che abbiamo visto? Oggi. Oggi. Oggi, perché. Hai ah, momento... fatto anche un cenno però alla trasformazione facile con un programma dal PDF a un altro tipo di. Eh, format che invece funziona su questi e così ho capito bene è stato molto fugace il passaggio che ho sentito allora i documenti digitali che sono in modalità pdf possono essere derivati da una fotografia quindi da una scannerizzazione quindi sono equivalenti di una fotografia oppure possono essere derivati da una stampa per esempio di un documento prodotto con Word in questo, mm -hmm. in questo formato. Nel momento in cui sono una fotografia, il passaggio ad un altro formato è praticamente impossibile. Bisogna andare a riconoscere i singoli caratteri ed è praticamente impossibile, non abbiamo altre alternative se non quello di goderselo come PDF. Nel momento in cui invece sono derivati i software che io ho elencato, che sono di pubblico dominio, derivati da un documento eh, digitale. Word eh, piuttosto che TXT o quant'altro, questa conversione è assolutamente banale. Però dicevo oggi, nel senso che oggi non me lo sono portato dietro il D-Book Reader di grandi dimensioni di, eh, 10 di 10 pollici di schermo perché è pesante, ingombrante, la tecnologia non è così soddisfacente eh, con, non è così soddisfacente. Eh, per quello che riguarda la visualizzazione, come in, questi, eh, come in questi piccoli dispositivi, ma domani dobbiamo pensare che avremo uno schermo sottilissimo, che magari si piega su se stesso. Eh, ho visto delle specie di demo: poi non so dire quanto fossero vere e quanto non fossero vere, dove si legge il giornale digitale esattamente su uno schermo super. che si eh, apre. Il messaggio così, che, che mi arriva adesso è che i PDF sono già disponibili sul Perfetto, sito. Grazie. Quindi, Quindi se andate sul sito di Scienza e volete scaricare la documentazione potete, eh, potete sì. farlo uscendo direttamente. Abbiamo qua. tempo solo per una domanda perché siamo stati eh, un po' lunghi. Là c'è già pronto il microfono. Buonasera. Eh, eh, facendo l'ingrandimento sul dispositivo non mi ricordo il nome che ha dato quello che ha pubblicizzato più da 150 grammi a 180 grammi. Ah, tutti uguali. Facendo quattro, sì, facendo, eh, quattro ingrandimenti il consumo della pagina aumenta di quattro volte oppure il consumo è sempre uguale? No, assolutamente e poi, scusi, no. Scusi, e poi volevo sapere, pocket, ehm, la caratteristica del pocketbook ce l'ha anche l'altro che si può anche ascoltare senza leggere o no? Grazie. Nel momento in cui io faccio un incrandimento mi trovo di fronte a un libro assolutamente diverso, con gli stessi contenuti, assolutamente diverso per quello che riguarda l'impaginazione, ma i contenuti sono esattamente gli stessi, quindi il consumo è assolutamente lo stesso, tant'è vero che se io oggi spengo il mio lettore, lo riapro domani, lo ritrovo con questo ingrandimento, voglio leggerlo con questo ingrandimento, non è assolutamente cambiato nulla. La funzione text to speech ce l'hanno solamente alcuni eh, ed è una delle caratteristiche che se voi siete interessati eh, dovete andare a verificare. Eh, io ho utilizzato principalmente perché mi trovo meglio, ma questa voglio dire, è soltanto una cosa personale, eh, il, eh, il signor Odyssey. E questo ce l'ha il lettore... Il signor Odyssey non ce l'ha. Questo... Il Kindle ce l'ha in inglese. Mm -hmm. Anche, però, anche se è un dispositivo di diciamo due, due anni fa. La tendenza è quella di aggiungere, di avere una, diciamo così, una battaglia giocata dal punto di vista tecnologico dove eh, io me la gioco o abbassando il prezzo o aggiungendo nuove, nuove caratteristiche. Devo no, dire tramite... però, a questo proposito, che nel 2001, eh, essendo io allora e lo sono ancora nel Consiglio di indirizzo del Salone del Libro, eh, nel 2001 proposi e realizzammo un incontro sull'ebook e dicemmo probabilmente tra un anno o due leggeremo soltanto in questo modo. Sono passati 10-11 anni, e siamo qui a dire tra no, un è anno e due è ero troppo in avanti sul tempo, mancava uno zero. E difatti quell'anno facemmo una mostra che si chiamava Next eh, e al centro della mostra c'era un ebook, tra le altre cose che poi poco per volta adesso incominciamo a vedere realmente, però abbiamo sicuramente eh, sbagliato le nostre previsioni in quel momento. Bene, grazie e la prossima settimana, ah. prossimo giovedì